sofferenze sono gli stessi. Questa è la gente che piace a noi, perché gente che ha bisogno di avere un megafono per non far sì che la rabbia diventi cattiveria, ma invece indignazione, partecipazione e cambiamento. Cioè qui c'è politica, non c'è antipolitica, qui c'è la costruzione di un'alternativa alle politiche liberiste. Ci sono tanti giovani. Siamo qua, infatti, se vuole glielo racconto anche come mai siamo qua. Essendo che da anni questo governo sta martoriando noi giovani da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di formazione, da un punto di vista addirittura di chi non riesce più a iscrivere i bambini nelle scuole, negli asili, manca completamente il welfare a cui in realtà noi dovremmo lavorare per ricostruirlo. È evidente che in questa piazza ci sono giovani che arrivano da tutti i territori di parte, partigiani che stanno lottando da anni contro grandi opere, devastazioni ambientali e saccheggio delle risorse pubbliche che servono per rimettere in sesto i territori. Abbiamo bisogno di poter rimettere soldi nelle case pubbliche, no? Che invece rimangono vuote, oppure con una indecente piano casa di Renzi, addirittura le case che sono vuote vogliamo anche fare in modo che chi legittimamente entra perché chiede di poter accedere a un diritto, quando addirittura diciamo così i criteri di accesso non fotografano una società di quella moderna, fotografa una società fordista in cui uno per ottenere una casa popolare deve avere 5 figli e un lavoro stabile. Ma dov'è questo mondo qui? Renzi ha perso completamente la cognizione del tempo e noi lo riportiamo al presente molto in velocità. Questo è un presente e un futuro che rilancerà con grande coraggio, perché i nostri territori devono decidere. La riforma del titolo quinto è inaccettabile. Ultima domanda: Dosio ha avuto parole molto dure nei confronti di una classe dirigente dove non c'è più confine tra mafia, affari, politica. Lei si è occupato di queste materie? Io ci ho rimesso le funzioni di pubblico ministero per aver contrastato da magistrato tutto questo. Nella TAP in Val di Susa, come nel commissariamento di Bagnoli, come nel ponte sullo stretto, quindi c'è il partito trasversale degli affari, c'è il partito unico della spesa pubblica, c'è quel grumo, quel blocco fatto da finanza, capitale, affari, corruzione e mafie. Noi crediamo che il compito di queste piazze è applicare l'articolo 3, seconda parte della Costituzione, quando i costituenti dissero che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e la giustizia sociale ed economica. Le politiche liberiste sono un ostacolo alla giustizia e all'uguaglianza. Allora siamo giunti allo spazio dedicato ai vari sinaggi. Questa settimana avremo con noi Gianfranco Della Negra, che è segretario del Sinaggi di Trieste, che salutiamo. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno Fabio e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora Gianfranco, questa settimana avevamo in mente così di fare il giro degli edicolanti, ma insomma per problemi organizzativi non è stato possibile, e tu comunque molto carinamente ti sei prestato ad una presenza di un certo spessore. Questa settimana faremo insieme credo circa due o tre appuntamenti. Basterà insomma per parlare della provincia di Trieste, per parlare delle sue caratteristiche, per parlare soprattutto di Gianfranco Della Negra, che è un edicolante appunto di lungo corso, ne ha viste un po' di tutti i colori, e quindi cominciamo da lì, insomma, da questa carriera di giornalaio edicolante che poi in qualche modo è sfociata nel sindacato e che però appunto non ha abbandonato l'applicazione concreta tutti i giorni in strada. Ecco, com'è il tuo percorso, la scelta del sindacato? E soprattutto quale riflessione hai maturato su questo mestiere che si sta facendo sempre più difficile? A te la parola. Allora Fabio, guarda, premetto velocemente che io sono segretario regionale e la provincia non è solo quella di Trieste, perché in realtà
sono segretario provinciale nella provincia di Udine anche, no? E io, guarda, vorrei dirti una parola, due parole veloci. Per me il lavoro del giornalaio, quando lo facevo, era il più bel lavoro del mondo, nel senso che c'era un rapporto diretto con i clienti. Io usavo dire al parroco che avevo nella chiesa di fronte che sia lui che il giornalaio eravamo i confessori dei clienti, perché si fa un'amicizia tale che ti si permette di fare sapere molte cose. E il fatto di poter parlare un attimino di quello che è stato il mio lavoro di giornalaio, che ti ho accennato a suo tempo al telefono, non è una forma di megalomania. Dentro di me io dico, sarebbe bene che quando veniamo forse intervistati, parlando un pochino di noi, le persone si rendano conto di chi hanno davanti, riescono un pochino a immaginarsela. Io ho iniziato, i miei genitori hanno avuto l'edicola alla fine degli anni 50. Io allora ero un ragazzino che andava alle medie e mentre andavo a scuola consegnavo giornalmente quei 5, 6, 7 giornali quotidiani che i miei genitori mi davano da consegnare. Era un piccolo chiosco di 1,50 m per 2,50 m, giù di lì, non di più. E mi ricordo che passavo i pomeriggi facendo i compiti dentro il chiosco e mi ricordo i tanti pianti che faceva mia madre in quegli anni. Sono cresciuto, come si dice, con l'odore dell'inchiostro e con la stampa, e in quei tempi non c'erano ferie, non c'era la domenica di riposo, la resa libera era una resa libera per noi dire, perché in realtà era libera, ma se tu non tenevi le pubblicazioni poteva ben mia madre andare a piangere dal distributore perché gli desse altre cose, c'erano molti molti più favoritismi di quelli che c'erano ora. E poi, diciamo, negli anni 80 sono entrato nel sindacato. Vi dirò che all'inizio io ho ancora qui una targa, ce l'ho sotto gli occhi qua perché adesso sono nel piccolo ufficio qua a casa, una targa come socio portatore a Udine dello SNAGI, pensa tu. Dopodiché mi sono avvicinato a SNAGI per un insieme di cose che adesso non voglio neanche andare a dire, perché sembrerebbe certo. Di parlare male degli altri, invece l'importante è avere tutti lo stesso scopo, eccetera. Certo è che avvicinandomi al SNAGI, pur essendo, non mi vergogno a dirlo, sempre stato di centro, più forse verso il centro-destra che verso la sinistra, mi sentivo più a casa mia. Io mi ricordo che andavo alla sede della CGL a suo tempo a sentire le riunioni, penso arrivavo lì col giornale libero. Quando arrivavo lì con questo giornale mi dicevano, ma scusa, sei qua dentro? E vabbè, l'unità la trovo qua, tanto non ho problemi, ridendo e scherzando. Ora, dopo pian piano ho dovuto avvicinarmi un po' anche alla politica per contattare i nostri consiglieri regionali con quali, con alcuni di loro, ho fatto anche amicizia, eccetera. Quello che voglio dire è che sono sempre stato nella mia attività più che positivo. E capisco i colleghi che hanno migliaia e migliaia di problemi. Io ho avuto un periodo, l'ultimo periodo che ridicola, che avevo un chiosco sul terreno di un condominio, per cui non ero nel terreno pubblico. Sono andato a fare una richiesta per ingrandire il chiosco e mi è stato detto che non mi rinnovavano nemmeno il permesso per poter stare lì, perché c'era una legge regionale che prevedeva che la cubatura di un condominio non poteva essere adibita per più di un terzo ad attività commerciali, e purtroppo c'erano altre attività commerciali, per cui ti lascio immaginare cosa ho, mi è crollato il mondo addosso. Certo. Dopodiché invece sono riuscito a trovare un negozietto lì vicino, ho chiesto un prestito, ho fatto molti lavori, e ringraziando Dio invece è stata una fortuna, perché ho iniziato a lavorare un po' di più e dopo ho potuto venderlo, eccetera. Adesso sono una decina d'anni, qualcosa di più, che non faccio più il giornalaio, ma si può dire che lo sono nel sangue proprio dentro, e sono sempre in contatto con i colleghi qui di Udine. Non dico di risolvere chissà che cosa, però certamente se mi chiamano in qualsiasi momento sono presente, e al massimo il giorno dopo vado a trovarli, oppure adesso con tutti questi, con Facebook, con WhatsApp, siamo costantemente in contatto. Ecco, quello che mi dispiace, avendo vissuto il discorso del sindacato e ammettendo tutti gli errori che sono stati fatti, di cui anch'io sono partecipe, perché sono stato per un bel po' di tempo nel direttivo nazionale, dopo per un po' di tempo invece non c'ero più, poi sono rientrato, e avevamo
ai tempi che furono, un personaggio che a un certo momento, sì, dopo abbiamo capito che forse pensava un po' alla sua sistemazione, ma non posso approfondire più di quel tanto perché non lo trovo corretto essendoci un interlocutore. Certo è che quando provavamo ad andare contro certe idee ci veniva detto regolarmente va bene, io mi dimetto, e lì ci prendeva un attimino per il collo. Ora, dopo diciamo l'avvento del caro Vito Michea e di Martica, personalmente conoscendoli e vedendo che hanno accettato di sostituire questa persona veramente più per spirito di servizio, rubando tempo alla famiglia, rubando tempo al loro lavoro, eccetera, e sentire su tanti gruppi Facebook, quello o quell'altro, io ogni tanto mi ci intrometto, sentire che c'è questo pessimismo, non c'è questa voglia di collaborare da parte di tanti edicolanti, e certamente magari anche motivata, per l'amor di Dio, ci sono stati degli anni bui, ma vedere che proprio in questo momento in cui riusciamo ad avere una riforma che ci permetterà di fare più di qualche cosa, e che queste persone, ho citato Martica e Vito, giusto per, sì, potrei dire di tutti gli altri della segreteria, vedere che si impegnano costantemente, io dico ci vorrebbe un po' di positività, veramente fare, non so se chiamarlo un atto di fede, eccetera, forse l'ultimo, ma provare veramente a lavorare tutti uniti, non mettersi lì, andare a cercare il pelo nell'uovo e confrontarsi, perché io mi rendo conto che quando sto su questi network, su Facebook, in compagnia di queste persone, cerco di argomentare con loro, di dire la mia opinione, e dopodiché sono di tanto triste, pur essendo positivo, perché? Perché mi rendo conto che ho buttato via un'ora e mezza a stare a scrivere lì al computer, mentre potrei andare a fare una chiacchierata con qualche vicolante che ha più problemi della mia zona, o pensare ai miei nipoti e alla mia famiglia, perché non si riesce a venirne fuori. Ecco, sarebbe bello che veramente la categoria ritrovasse uno spirito di corpo, non so come chiamarlo, insomma, come lo chiamano sotto le armi, eccetera, che si conduca verso un'unica meta. Ecco, questa è un po' una cronistoria veloce di quello che è stato il mio escurso. Bene, allora io provo a fare di ogni singolo punto che tu hai affrontato un momento di approfondimento, proprio partendo da questa vicenda di Facebook. Io l'ho detto, l'ho risottolineato, la radio è nata, non dico in alternativa, però proprio per cercare di integrare al meglio dibattiti e confronti che invece su Facebook finiscono sempre nella stessa direzione. Io, secondo me, invece, andando in voce, mandando il proprio contributo audio, si può dare un altro profilo, un'altra dignità, le parole dette escono con un'altra rotondità rispetto invece a quelle scritte di fretta, di pancia su Facebook, un po' nascondendo la propria identità, un po' non approfondendo le cose, invece, cosa che invece può avvenire attraverso la radio. Vedremo, è un percorso duro, difficile, anche qui per la redazione, però siamo sempre più determinate ad andare in una direzione. Dunque, tu hai accennato alla legge di riforma. È questo che volevo approfondire con te, perché effettivamente in un panorama connotato da forti elementi negativi, così com'era quest'anno, si sta lentamente risalendo la china, almeno questa è un po' l'impressione. Volevo capire se tu la condividevi, perché soprattutto la condividevi, e che cosa vedi nell'immediato futuro. Immediato futuro che ha due elementi attraverso i quali bisogna passare. Uno, quello più importante, l'accordo nazionale, e poi il prossimo anno questo discorso sulla liberalizzazione, quindi l'occupazione di suolo pubblico. A te la parola, Gianfranco. Piccola parentesi, come dici tu, guarda, io penso che la radio dovrebbe nel modo più assoluto trovare il massimo degli ascolti, perché io ho avuto modo di vederti una volta, mi pare, e sì, parlando con te… magari ha fatto sacrifici, e che non è certamente si è messo nel sindacato per avere uno stipendio, che non un rimborso spese che a volte qualcuno ci rimette, eccetera. Detto questo, e vale anche
per tutti i nostri segretari nazionali, per tutti i colleghi che si impegnano nel direttivo nazionale.